La chiesa madre di Porto Empedocle Gremita non è riuscita a contenere l'affetto delle centinaia e centinaia di persone presenti per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Barbato, il giovane degli scout appassionato di basket ed alunno dell'istituto Foderà, strappato troppo presto alla vita da un incidente stradale sabato scorso. Ieri hanno celebrato il funerale ben 10 parroci, ma non solo Porto Empedocle, anche la comunità di Sambuca di Sicilia, paese d'origine della mamma di Giuseppe, Anna Sabina, era presente. In prima fila genitori, familiari e anche la giovanissima fidanzatina che quella sera Giuseppe aveva appena accompagnato a casa. Poi compagni di scuola, gli amici degli scout in divisa e i suoi amati giocatori della Fortitudo Moncada con lo staff. Toccanti le parole dei parroci, scossi anche loro da questa perdita, parole non sufficienti a colmare il dolore o a frenare le lacrime. Poi il papà di Giuseppe, Raffaele Barbato, ha preso la parola per pregare per Alessia, la giovane ragazza che era sulle scooter con Giuseppe. Dopo essere stata operata all'ospedale di Agrigento, adesso si trova a Palermo. Le sue condizioni sono delicate, ma il peggio sembra essere passato. Alessia. Perché possa superare questo momento difficile? E perché possa ritornare nelle nostre comunità, nella sua famiglia, come la bambina. Abbiamo scelto due per questo. Da lì dal fumo, raggiunta, alzati. E poi volevo pregare a nome mio e di tutta la mia famiglia, tutti voi, perché in questi tre giorni abbiamo visto delle cose, scusate, una manifestazione di affetto e di gioia che mai ci saremmo aspettate. Vi ringraziamo tutti dal fondo del nostro cuore. Grazie. Preghiamo. Concedi che mentre il corpo viene sepolto, l'anima libera da ogni vincolo di peccato, intessi allieti di gioia perenne, insieme ai tuoi santi, per Cristo nostro Signore. Amen.